النبي صلى الله عليه وسلم قام وصلى أمام الناس وقال إنما فعلت هذا لتهتموا بي ولتعلموا صلاتي. Il profeta sallallahu alaihi wasallam si alzò davanti ai compagni e insegnò a loro la preghiera dicendo: in vero ho fatto ciò perché vi prendiate come me e impariate la preghiera. E per seguire e avverare la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam abbiamo voluto insegnare la preghiera in modo pratico. Prima di entrare nella sala deve avviare le condizioni della sala che abbiamo già ricordato. In origine deve pregare con qualcosa davanti a lui che impedisca lui la pregata a chi gli passa davanti. L'apertura dei piedi che siano all'altezza dell'apertura delle spalle, né gira né riduce. Che le renda ritte sotto le spalle, quindi il corpo. Alcune persone aprono e accendono l'apertura del piede. Altri invece li uniscono. E altri invece diventano in questa maniera qua. Oppure con le punte verso l'interno. Le rende rette come il corpo. L'osservazione che deve essere sempre nel posto in cui compie la prosternazione. Che non si volti e non innalzi lo sguardo al cielo. Adesso cosa fa? Chiude le dita, unisce le dita, le rende i palmi verso la qibla e dice che all'altezza delle spalle o all'altezza dell'orecchio. Le dita unite e i palmi verso la qibla. Alcuni tengono le dita oppure tocca le orecchie o alza le mani sopra la sua testa eccetera o rende i palmi delle mani verso la testa. E questo è sbagliato. Questo è il tekbir sahih, o all'altezza delle orecchie o all'altezza delle spalle. Poi rende il palmo della mano sul gomito della mano sinistra all'altezza del petto. Oppure lo afferra con il palmo, il polso della mano sinistra sulla terza del petto. O lo pone in questa maniera o lo pone con afferrando il polso. Tiene le mani lungo i fianchi. O rende il palmo sul gomito piuttosto che sul polso. O lo rende sul cuore. Oppure dall'altra parte. O rende le mani così. Tutte queste sono errori, oppure rende le mani all'altezza del collo. Il sahih è che lo rende
ciò che è giusto ora è nel palmo sul polso sinistro, oppure afferra con il palmo nel polso sinistro. Adesso è preferibile per lui fare l'invocazione di apertura, e che dica: Subhanakallahumma bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. O dice questo dacca del tuo che è il padre di tutto il profeta Sassalam, o altre invocazioni ricordate dal profeta Sallallahu. In seguito dice l'istiata, a'udhu billahi In seguito nomina Allah subhanahu wa ta'ala, dice bismillahir rahmanir rahim. Poi è indispensabile che legga l'intera sura del Fatiha in ordine nelle sue lettere, nelle sue parole e nei suoi versetti. Se tralascia una sola lettera di sura del Fatiha, la sua preghiera è invalida. In seguito dice Amin. Ed è preferibile per lui in seguito leggere un'altra sura o ciò che è possibile leggere il Corano anche solo per sempre. E poi fa il takbir come abbiamo visto il takbir del Ihram, all'altezza dell'orecchio, all'altezza della spalla. E poi afferra con i palmi delle mani le sue ginocchia. E rende la testa ritta, continuando la schiena. Non deve piegare i gomiti, perché se piega i gomiti si piega la schiena. Se solo piega i polsi, la schiena non è più ritta. E neppure che non abbassi la testa. E neppure che alzi la testa. Rende la testa ritta con la schiena. Dice obbligatoriamente almeno una volta Subhana Rabbiyal Azim. E poi è preferibile per lui dire ciò che è divenuto dalle profezie del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceva il profeta Sassana, non ripeteva Subhana Rabbi al-Azim, ripeteva altre formule di alcune persone mettono i palmi sulle proprie cosce. Questa non è un'impina, l'essere di un cuore. Oppure mettere i palmi sugli stili. L'errore principale che si commette se si scopre la novità nella schiena durante il rukuo, la sua preghiera invalida, sia che sia, sia volontario questo o sia involontario. Al'an baina rukuo wa baina al'itidal adesso tra al rukuo e l'innalzamento al rukuo dice sami Allah liman hamida. Perché molti sbagliano e dicono sami Allah liman hamida quando ha già raggiunto la posizione ritta. Invece inizia a dire sami Allah liman hamida nel momento in cui inizia a muoversi, e quando è ritto dice Rabbana wa lakal hamd, alzando le mani, dice Samuel.
الآن سمع الله لمن حمده. Adesso muovendo si dice سمع الله لمن حمده. لا. فبين الركوع وبين الرفع يقول سمع الله لمن حمده. بل استقام قال ربنا لمن حمده. سمع الله لمن حمده هكذا. الآن استقام قال يقول ربنا ولك الحمد. Dice semi Allah liman hamida, inizia dentro nel momento in cui si inizia a muovere per alzarsi e posizione ritta. Quando si ferma in posizione ritta, in quel momento dice Rabbana walak alhamd. نعم الان هنا يقول يستحب ان يزيد لربي الحمد لربي الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه او غير هذا من الادعيه الوارده عن النبي عليه الصلاه والسلام. Rabbana walak alhamd è ciò che è obbligatorio e ci sono altre formule che è preferibile dire. ثم يكبر ويسجد. In seguito fa il takbir e scende in sujood. لابد من السجود على الأعظم السبع. È indispensabile che compia il sujood sulle sette parti del corpo. Al-jabra wa al-naf. La fronte e il naso. Wa ba'dha al-kaffayn. Gli interni di palma. Wa al-rukbatayn. E le due ginocchia. Wa ba'dha al-asabi' al-rijlayn. E l'interno delle dita dei piedi. من وجود هذه الأعضاء السبعة وملاصقة هذه الأعضاء السبعة للأرض. Che si accerti che queste sette parti del corpo tocchino sulla terra. بعض الأصابع الرجلين. L'interno delle dita dei piedi. ويضم. E l'interno dita dei piedi. ويضم الأصابع كما في التكبير على الأرض. E tenga unite le dita delle mani come nel takbir. ويباعد بين اشياء ثلاثه يجافي ايه اللونتانا تري كوفا يجافي بين هنا ابطين اللونتانا تري البراتشو ايه البيتر وبين البطن والفخذ ايه ترى البطانشا ايه الكوشا وبين الفخذ والساق ايه ترى الكوشا ايه البطانشا الاخطاء يلول الاخطاء منها اكثر ما يكون انكشاف العوره tra gli errori più diffusi è lo scoprimento della nudità soprattutto per coloro che pregano con i pantaloni o reggono solo le punta delle dita di piedi o le alza le tiene sopra o rende un piede sopra l'altro oppure tenga vicine le parti che ti ho più su eccetto quando c'è molto traffico oppure quando c'è non è possibilità da tenere alcuni allontanano così tanto che pensi che sia sdraiato piuttosto che è costruzione. Cosa dice nel suo sujud? Solo una volta obbligatoriamente subhana rabbi al-a'la. Ed è preferibile che aggiunga ciò che è riconosciuto dal profeta sallallahu alaihi wasallam. E invochi, faccia l'invocazione con ciò e ciò che ama e l'invocazione che hanno più priorità sono l'invocazione che disse e riferì il profeta sallallahu alaihi wasallam. In seguito dice fa takbir e si siede. Rende unite le dita e rende le punta delle dita all'inizio del ginocchio. Distende la gamba sinistra e si siede sopra. E tiene dritto il piede destro rendendo l'interno dei piedi per terra. In tutte le sedute della sala si siede in questa maniera. Tranne l'ultimo tashahhud delle preghiere di quattro si siede in questa maniera.
نعم يتواضع هكذا سيسير في كسر من يد نعم فإذا انتهى من الركعة الأولى يعني يسجد سجدة ثانية ثم يقوم إلى الركعة الثانية نعم سجدة ثانية يسجد الآن جلس قال رب اغفر لي مرة واحدة Adesso si siede tra le due strade, le prosternazioni e dice Allahumma fili una volta tu Allah perdona me, una volta obbligatoriamente. Ed è preferibile che continui a chiedere perdono o Allah perdonami o Allah perdonami. In seguito fa il secondo sulluto. E in seguito si alza per la seconda raka'a. E la termini in modo completo. ثم يجلس للتشهد. In seguito si siede per التشهد. يشير بإصبعه. Indica con il dito. يحركها يدعو بها. La muove. حتى يقرأ التشهد. Finché questo muove finché legge il التشهد. التحيات لله الصلاة إلى آخره. La التحيات إلى la fine. ثم الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم. يستعيذ بالله من أربع. كيف يوجد الله سبحانه وتعالى من أربع كوزة. يدعو بما أحب والأولى أن يدعو بالأدعية الواردة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن سبت يبقى كل شيء عام. E la priorità la ha all'interno l'invocazione del profeta sallallahu alaihi wasallam e in seguito fa taslim solo con la testa senza che muova le spalle che non muova le spalle quando fa taslim assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah gli errori che ci sono nel taslim. Bravo الناس يقطع راسه عبد السلام عليكم ورحمة الله ثم يقطع راسه عبد alcuni abbassano e alzano la testa e poi fanno il taslim poi abbassano e alzano la testa e poi fanno il taslim. وبعض الناس يحرك اليدين او يضرب بهما alcuni muovono le mani oppure muovono le mani per il taslim. وبعض الناس يسلم هكذا السلام عليكم ورحمة الله alcuni muovono anche le spalle in questa maniera quando fanno il taslim. Questi sono gli errori della preghiera. Chiedo Allah subhanahu wa ta'ala di accettare da me e da voi.